prima. Vincenzo Pagnale, benvenuto su Dubai Magazine. Tu sei l'uomo del momento in Italia perché sei in partenza per le Olimpiadi di Parigi. Siamo qui al Circolo Canottieri Olona a Milano. Sei qui per quale motivo? Allora sì, siamo qui oggi per parlare innanzitutto di dell'evento in cui NET sponsorizzerà il campionato europeo di atletica. Io in qualità di testimonial NET Integratori ho voluto partecipare a questa conferenza per ecco, testimoniare in base alla mia esperienza la validità del prodotto e del marchio NET. Allora, come ci si sente alla vigilia di un appuntamento così importante? Che cosa stai facendo? Hai cambiato un po' la tua vita? Allora, noi siamo riusciti a strappare il pass per le Olimpiadi di Parigi proprio un paio di giorni fa a Lucerna con la gara di qualifica. Siamo stati super contenti perché abbiamo raggiunto un traguardo storico per la nazionale italiana, ovvero quello di qualificare l'otto con maschile e femminile ai Giochi Olimpici di Parigi. Ora ci prepareremo al meglio per queste Olimpiadi e cercheremo di andare lì da protagonisti e non da comparsa. Senti Vincenzo, che tipo di stile di vita tu puoi consigliare a quelli che ci stanno seguendo e quelli che ci leggono? Non per diventare campioni come te, perché non se ne fanno tanti, però insomma per emularti un po'. Allora, no, innanzitutto a me non piace tanto l'appellativo di campione perché credo che qualsiasi persona con forte dedizione e forte impegno possa raggiungere dei grandi traguardi, grandi risultati. Però ecco, se si decide di intraprendere la via dell'atleta, dello sport inteso come stile di vita, allora a quel punto vanno cambiate tutte le abitudini quotidiane e a quel punto la tua vita ruota proprio intorno allo sport e bisogna prepararsi anche ad avere dei sacrifici che magari i ragazzi normali per la nostra età non affronterebbero, però in alcuni casi poi ripagati da delle grandi soddisfazioni poi ti fanno dimenticare tutto. Quindi la ricetta è sicuramente una grande dedizione, un grande impegno, però tante volte c'è poi anche un grande ritorno. Allora, tu sei un ragazzo campano, unisci il rigore dello sportivo con, immagino, un po' di divertimento, di disimpegno. Per il tuo lavoro starai viaggiando tanto, dici un po' come impegni le tue giornate, quando non ti alleni? Allora, noi la nostra giornata è impostata su un allenamento abbastanza intenso, diviso in due sessioni giornaliere, quindi mattina e pomeriggio. Questo per sei giorni a settimana, mentre la domenica ci alleniamo solamente al mattino, quindi abbiamo un pomeriggio di riposo a settimana. E al di fuori dell'allenamento il tempo che rimane è poco, che io in questi anni ho investito anche un po' nello studio. Adesso io sono laureato alla triennale in economia aziendale, mi sto laureando in marketing alla LUIS, all'Università LUIS. Mi mancano pochi esami, quindi spero di portare a termine anche questo traguardo nel più breve tempo possibile. E niente, purtroppo il tempo al di fuori è poco, che io investo poi ovviamente sui miei amici, familiari, mia moglie, perché io sono sposato ormai da un annetto e qualcosa, e ci vorrebbero giornate di molte più ore, però cerchiamo di sfruttare il tempo che abbiamo nel migliore dei modi. Immagino che godrai anche un po' Parigi, quindi fra qualche mese. Sì, assolutamente sì, ho intenzione di godermi innanzitutto questo periodo di avvicinamento alle Olimpiadi e poi di godermi l'esperienza olimpica a pieno, perché ho già fatto un'Olimpiade, so l'aria che si respira ed è una cosa completamente fuori dal comune, quindi speriamo ecco, di andare lì pronti, ma anche per godercela a pieno. Benissimo, allora grazie Vincenzo, sei un orgoglio per tutti noi. Grazie mille.